Quando ho detto che volevo intitolare il mio romanzo Maschi e Murmaschi, tutti mi rispondevano non si può, perché nessuno sa che cos'è un Murmaschi. Beh, lo mettiamo in copertina, così lo vedono. E poi nel libro lo spiego che sono dei canidi, come le volpi, ma simili a un procione e vengono allevati e massacrati in Cina per fare pellicce a basso costo, in particolare i bordi dei giacconi. Hanno un musetto molto carino, anche se bisogna ammettere che il loro fisico non è proprio elegante. Sono diffusi in tutta l'Asia e molto conosciuti anche in Giappone, dove li chiamano tanuki e gli hanno dedicato delle filastrocche per bambini e anche un film dello studio Ghibli, quello di Miyazaki, tanto per intenderci. Io, per la storia che volevo raccontare, avevo bisogno di un animale da pelliccia, che fosse da difendere, ma non troppo famoso e se possibile anche buffo. E poi Murmaschi, è una bellissima parola che ti rimane in testa. E così Maschi e Murmaschi è diventato il titolo.